L'obesità è sicuramente una patologia particolarmente importante, tanto importante che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già alcuni anni fa ha preso in considerazione questa patologia come una vera e propria epidemia, tanto è la sua diffusione a livello dei paesi industrializzati, ma anche a livello dei paesi in via di sviluppo. È una vera patologia perché ad essa si collegano tutta una serie di rischi per la salute. L'obesità quindi non è un problema estetico come comunemente viene considerato, ma è un vero e proprio rischio per la salute, tanto è vero che adesso si collega a una maggior prevalenza di diabete tipo 2, una maggior prevalenza patologia cardiovascolare ischemica, una maggior prevalenza quindi di infarto, di stroke, una maggior prevalenza anche di cancro. Esiste oggi un'evidenza chiara che esiste una particolare incidenza del cancro legato alla patologia, all'obesità. È sicuramente porta con sé una serie di fattori di rischio. Prima di tutto la sua distribuzione, come viene distribuito il tessuto adiposo nell'obesità. Le obesità non sono tutte uguali, evidentemente un preferenziale accumulo di adipe a livello addominale, intra-addominale è sicuramente un rischio aggiuntivo, è sicuramente un fattore di rischio riconosciuto, tanto è vero che nella definizione della cosiddetta sindrome metabolica entra di prepotenza la circonferenza della vita, e la circonferenza della vita rappresenta in qualche maniera la quantità di adipe che noi abbiamo all'interno del nostro addome. Tanto più adipe c'è all'interno del nostro addome, tanto più è il rischio cardiovascolare, tanto più è la possibilità di sviluppare diabete, tanto più la possibilità di sviluppare alcune malattie, tipo per esempio la steatosi epatica e così via. Credo che sia già stato accennato di come l'obesità sia un fenomeno in grande espansione. Purtroppo l'obesità trascina tutta un'altra serie di fattori, primo fra tutti il diabete di tipo 2, e il numero di pazienti diabetici anche in Italia è destinato a aumentare. Questi pazienti diabetici hanno una caratteristica proprio perché in gran parte dipendono dalla presenza dell'obesità, e cioè di avere una condizione di insulinoresistenza e quindi anche di maggior rischio cardiovascolare. Non solo, ma è interessante notare che il paziente diabetico tanto più è obeso e soprattutto tanto più accumula tessuto adiposo a livello centrale, sull'addome tanto per intenderci, tanto peggiore in linea di massima è il suo controllo glicemico e tanto più complicato è il suo trattamento. Quindi, giusto per in breve, ridurre il peso corporeo e soprattutto ridurre la massa di tessuto adiposo a livello del tessuto addominale diventa importante per cercare di ottenere un miglior controllo in questi pazienti diabetici. Ovviamente la dieta e l'attività fisica rimangono alla base del trattamento del paziente, però in molti casi è necessario o è utile un supporto di tipo farmacologico, e ora gli antagonisti del recettore degli endocannabinoidi offrono una nuova possibilità, non solo perché permettono di far ridurre il tessuto adiposo a livello addominale, ma anche perché probabilmente svolgono un'azione diretta su alcuni dei meccanismi responsabili della malattia diabetica, per esempio l'insulinoresistenza. E quindi come tale permettono anche di migliorare tutti quei parametri metabolici che contribuiscono a aumentare il rischio del paziente diabetico. Quindi abbiamo un'arma in più, ma è opportuno ricordare che è necessario che siamo sempre insistenti sulla necessità che il paziente diabetico e il paziente obeso in genere presti la massima attenzione alla sua dieta, alla regolare attività fisica e alla regolare assunzione di farmaci, laddove i farmaci sono indicati, come potrebbero essere in questo caso questa nuova famiglia di farmaci.
sistema degli endocannabinoidi è un sistema composto da dei lipidi prodotti dal nostro corpo e da delle proteine recettori pronti a riceverlo. Cosa serve il sistema? Il sistema serve ad accumulare energia. Come accumula energia? Accumula energia introducendo, stimolando l'introduzione di cibo, stimolando l'accumulo di grasso all'interno del tessuto adiposo e stimolando verosimilmente altre funzioni anche gastrointestinali, pancreatiche e muscolari, che servono in ogni caso all'accumulo di energia. Questo è un sistema primordiale che serviva in qualche maniera ai nostri antenati proprio per non disperdere energia, ma che è andato fuori di giri nella nostra società moderna, in cui, non facendo più la vita agli antenati, non muovendoci più, mangiando a dismisura, il sistema è andato fuori di giri. E pertanto il sistema, che una volta serviva a intrappolare energia perché l'energia mancava, adesso naturalmente ne intrappola troppa di energia. E pertanto, intrappolando troppa energia, il sistema va ricondotto in qualche maniera alla normalità. Va la luce sempre accesa, che stimola l'appetito, che stimola l'accumulo di energia, va rispenta attraverso l'uso di un farmaco che in qualche maniera riporti la situazione alla normalità. Ecco quindi che un sistema, ripeto, il sistema degli endocannabinoidi è un sistema che quando funziona bene è estremamente utile, quando va fuori giri è estremamente patologico, pertanto c'è necessità di riconvertirlo alla normalità.